is gonna pay! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video. Sono tornato, ci sono state parecchie novità in mia assenza. Ho seguito ovviamente tutti gli aggiornamenti e ho espresso anche la mia opinione tramite post community riguardante tutte le novità. Non sono riuscito a trovare il nuovo Freestyle F, ma ho pullato relativamente poco, ovvero un solo giro. Se tra poco mi faranno il Freestyle F di colore viola Zenkai, allora vedrò se usare il resto delle mie crono per trovare il Freeza giallo. Attualmente i team in cui gira non sono ancora completi, quindi voglio aspettare fino alla fine del banner e poi decidere con calma. Oggi andremo a giocare Vegeta Ultra 7 stelle, visto che ve l'ho proposto solo ad una nel video precedente e comunque si era comportato decisamente bene. Anche lui in realtà ha ricevuto un buff grazie al nuovo Freeza Full Power che va ad aiutare il Freeza Saga, che ormai sta prendendo sempre più forma. Attenzione, mancano davvero un paio di colori e ci siamo per completarlo. Magari le Ultra Free to Play seguiranno proprio la scia di formare i team per le varie saghe. Giocheremo con questa lineup e Goku Super Saiyan 3 Zenkai 7 a benciare. In questo caso calza davvero a pennello, perché sì, Vegeta Ultra perde un 10% damage visto che Goku non è Freeza Saga, ma guadagna un bel 35-40% su tutte le statistiche grazie alla Zenkai Ability. E inoltre Goku Ultra si prende il buff essendoci un ulteriore Saiyan in bench, quindi è davvero ottimo per buffare questo team in panchino. Detto questo, andiamo a vedere il cambiamento di questo Vegeta a 7 stelle. Siamo contro Droids con triplo 21. Era da parecchio che non vedevo questo team, ma ricordo che siamo a inizio season, quindi pochi RP. Si possono incontrare questi bellissimi team che ad RP alti non troverai mai, perché ci sarà il monometa di quei 2-3 team che ovviamente distruggono tutto il resto. Invece qui è un pochino più divertente la situazione. Ok, ce l'ha schivato. Va bene. Vai. Sono anche di curioso di vedere questo Vegeta Ultra con una Zenkai Bench dietro, eh. Che ha una stella, ricordo che ha fatto davvero il panico, ha fatto un sacco di danni, tanti danni per avere una stella, e poi supportava il team, quindi girava tutto molto veloce, era davvero carino da giocare. Adesso ha 7 anche statistiche di un altro livello. Ok, facciamo così con calma. È una green card? Boh, facciamo così. Infatti l'aveva. Ok, mettiamo Vegeta. Perfetto. Entra la special? Sì. Peccato. Di poco. Va bene. Oh, sbagliato. Facciamo così, aspettate. Ok. Mi sa che ce l'ha rischivato, lo sapete? Sì. Ok. Allora mi aspetto... aspetto un paio di hit e rientriamo sul cover delle blast, vai. Green card in mano, non lo so, a noi poco ci importa. Questo Goku Ultra c'ha anche il anti-powerful opponent, quindi gira bene. Ok, 969, stavolta non basta. Questo ragazzo è passato dal fare tipo 4,70 se non erro prima a un 9,70 subito dopo. E sì, dai. Sì, va bene, lasciamo morire Citku, che vabbè, la miglior cosa era far morire Goku Ultra, però non posso di certo mettere i switch Vegeta Ultra se non ho Goku, perché è il suo showcase, quindi ci va bene così. Decidiamoci. Ok, ancora la cover rescue se non sbaglio. Mettiamo la green card. Facciamo mettere il card draw. Droppiamo? Vediamo? No, ok. Pensavo mettesse la cover rescue, ma non ci va bene così. Oh mio dio, sono messo tipo 8 anima. Questo è kill, fidatevi. Perfetto, GG.
今の俺がそう簡単にやられると思ったか。Ok, siamo contro Fusion. Vediamo se la buonitta. Così. Oh, perfetto, lo sapevo. Quella caffè non era stellata. E ovviamente è squishy, quindi una special è bastata per demolirlo. Ok, continuiamo con il nostro strike. Il game più veloce di sempre, però lo lascio perché c'è stato quel one hit veramente profumato. Ok, abbiamo contro un bel Saiyan Fuzenkai 7. Quindi sono molto curioso di vedere Vegeta Ultra come possa girare contro un team simile. Ok, intanto qui ha già usato tutti gli switch, rimettiamo Goku Ultra. Come dicevo anche nella intro, questo team con Frieza nuovo ha avuto un bel buff. È vero che esclude un po' la presenza di Goku Ultra, ecco perché dicevo, mancano due colori. La lineup diventa più rigid oriented e poi non sono più full Saiyan perché cominciano a variare tra Frieza, anche altri bench, cioè tipo Krillin, questi qua. Non sono proprio tutti full Saiyan, quindi Goku Ultra perde un po' della sua Ultra Ability e penso che piano piano uscirà dalla lineup. Dovrebbe uscire appunto un verde e un magari anche un rosso, diciamo così. Intanto più range oriented sempre per Frieza Saga per completare il team, però già quel trio mi spiace davvero tanto perché non è assolutamente male. Ok, ah, mi sa che ci ha preso, eh? Vabbè, doppia green e più main, diciamo così perché è rischiosa questa cosa. Ok, ma a noi ci va benissimo così. Anzi, disengraccio su Citco credo sia la cosa migliore non avendo un verde. Ok. Ok. Credo muoia, sto un attimo vedendo un po' troppo tankiness da parte di Citco, però credo muoia. Perfetto, Vegeta Ultra non ci delude. Ok. Oh. Va bene. Proviamo? Ah, peccato. Volevo delle blast. Qua ancora la ulti ci fa la kill, 100%. Chiunque metta dentro. Bah, sono sincero. Poteva tirare l'ulti, metto a sto punto era una kill, senza che ci sparava Rising Rush addosso. Ma... pure parato. Ci fa piacere, allora. Facciamo così. Andiamo di blast. Perfetto. E anche la cover rescue è usata ora. Facciamo così sperando che non possa rientrare Vegeta Yell. Ah, forfettato, non poteva rientrare. Ok, GG. Ok, abbiamo contro quel malefico trio di Gon dell'attuale hybrid. Ovviamente sarà molto difficile questo matchup. Ma tanchiamo, nessun problema. Facciamo così. E così. Ok. Almeno la prima vita di Gon Revive è andata. Già ci siamo liberati più opportunità per tirare Rising Rush. Manca ancora l'endurance di Gon Mirai, quello sì. Ok. Take all, proviamo. Perfetto. Ok. Molto bene. Ok.
Ok, un po' troppi tackle. Allora, in teoria non ha mira dietro, quindi possiamo continuare a tirare il nostro blast. E dai, sediamo anche la green card, che ci riprendiamo il vanishing. Ok, Gohan ci saluta. Chitko in questo matchup è veramente forte. Ok. Oddio, non so se l'ho preso. Però in casa abbiamo reso in crash, visto che la prima vita con l'Endurance l'ha già usata. Ce l'ha parato, ok. Va bene, prima certa. Perfetto, vorrei far rientrare Vegeta Ultra per i danni finali. Quindi adesso la salerei un pochino. Ma ti dirò, a noi ci va bene, tanto voglio far vedere i danni con Vegeta. Ma credo che tre carte l'ammazzi. Anche una sola ultimate, però bisogna prenderlo bene con la ultimate in timing. Ok, eccoci qui. Perfetto. Questo è game 100%. Vediamo una strike, una blast. Perfetto, GG. Ok, abbiamo incontrato un blue purple e ho dovuto portare in game il Goku Super Saiyan di colore giallo, quello free to play, perché di certo non potevo portare Goku Ultra. Vediamo un attimo se con il supporto di... va bene, di Vegeta Ultra più una lineup ranged riesce a dire la sua. Diciamo che con le strike fa molto poco. Ok, preso. Ci prendiamo anche il card draw. Belli danni. Ok, facciamo così. Non attacca. Ah, potrei dire la special, colpa mia. Va bene. Questa è entrata davvero bene. Perfetto, ottimo Vegeta. Non può concatenarla. Ok, sì, questa sarà sprecata perché Gohan entra e la tanca. O almeno mi sa che gli leviamo la prima vita, oppure proviamo a prendere il pick in questo modo. Comunque i danni di Vegeta sono veramente alti. Questo è Bardock Zenkai 6. Così. No, ok. Provo a killarlo, ma lo switch era sicuro. Ok, facciamo così. La special ricordo che faccia danni di Goku Super Saiyan. Un Italo. E che è successo? Nel Fisa Saga effettivamente Goku Super Saiyan non è così malvagio, forse. Ha un senso. Lineup completamente blaster più supporto di Vegeta Ultra. E si va. Si vola. Impazzito. Impazzito. Rivelazione dello showcase. Adesso levati perché c'è Vegeta Ultra pronto. Ok, 4 strike. Non ce la faccio perché non ho il keeper. Possiamo fare così però. Ok. No, dai, che sfiga. Che sfiga. Però con le blast picchiamo molto molto di più. GG. Classico God Key con Goku Super Saiyan Blue Vados e Vegeta Zenkai 7. Aspetta che... Esatto, mi sa che è morto subito la nostra cara Vados. Non so perché non l'abbia switchata, ma... Quando ci va benissimo, il secondo carta esplosa. Che possiamo schivare, facciamo così. Ok. Ok, tanto questo lo possiamo tankare, siamo con Goku Ultra. Ecco
colore di vantaggio. Se switcha, switchiamo anche noi, ma per adesso siamo messi davvero bene. Ok. Un po' laggando, esatto. Eccoci. Cover sulla strike. Belli danni, molto molto carini. Facciamo così. Ok. Droppiamo? No, facciamo così, dai. Con molta calma. Ok. Go. 1, 2 e 3. Non ha lo switch, ecco l'ultimate. Lo ammazziamo. Poi ovviamente entra... non entra nessuno perché il game finisce qui. GG. Lo showcase termina qui, il nostro caro Vegeta Ultra non ci delude, anzi a 7 stelle convince assolutamente. Sono sempre più convinto che il Frieza Saga stia pian piano entrando in meta, ora già con l'uscita di Frieza Full Power, la lineup è diventata full ranged, mancano davvero un paio di colori con magari un supporto vero e proprio e ci siamo. Spero che continuino a fare PG Ultra free to play per questo team, perché sto scendendo davvero qualcosa di carino. Ragazzi, io vi saluto e ci vediamo con il prossimo showcase.